Buonasera a tutti, siamo al liceo classico Ivo Olivetti di Lorri in compagnia di Maria Pia Totino e di Francesco Sergi. Buona serata, siamo qui con Vincenzo di Terza A e Pietro di Terza A. Allora, Maria Pia, cosa hai fatto questa sera? Allora, questa sera ho recitato insieme ai miei compagni del gruppo teatro la poesia vincitrice del concorso appunto di poesia. Tu, Francesco? Io invece parteciperò come comparsa allo spettacolo teatrale Donne, sono molto felice di ciò. Allora ragazzi, questa è la notte del liceo classico, che serve per far conoscere un po' a tutta la popolazione il mondo classico appunto, quindi cosa si fa oggi, voi cosa farete, perché siete qui, perché volete far conoscere il liceo classico? Cosa ne pensate di questa serata in generale? Allora, è stata una serata comunque molto formativa e bella, e questa serata io la sognavo un anno fa perché rimanevo ancora a guardare i video vecchi delle edizioni precedenti e quindi il mio sogno, tra virgolette, si è realizzato. Allora, faremo una sorta di piccolo spettacolo, un piccolo sketch dove io interpreterò Critone e Pietro Socrate. Socrate, abbiamo deciso di raccontare uno degli eventi più importanti della filosofia antica, quello della morte di Socrate, che è stata raccontata principalmente da Platone, e appunto rappresenteremo la morte del filosofo Socrate. Tu, Francesco, cosa dici? Bella, non sapevo cosa fosse fino a una settimana fa, però bene, mi piace, c'è molta gente. E molte attività carine. Apprezziamo la tua onestà. Okay. E invece questa serata può servire anche magari ai ragazzi più piccoli delle scuole medie che ancora sono indecisi sulla scelta, magari possono essere indirizzati, no? Voi quando avete dovuto scegliere questa scuola cosa vi ha colpito? Allora, principalmente l'indirizzo Cambridge. Secondariamente pure la vastità di indirizzi a cui la scuola può aprire. La mia idea lavorativa è quella di lavorare nell'ambito della giurisprudenza, quindi non esiste scuola migliore del classico per tutto ciò. La mia professoressa dice che le persone, se non conoscono il latino, mandano la gente in galera. E tu invece del mondo classico? Io principalmente gli sbocchi che dà per il futuro, principalmente questo. Poi vabbè, la struttura fantastica, funzionale. Ultima domanda, questa serata può essere anche un buon evento per far conoscere di più questa scuola. Adesso io vi chiederei per quale motivo vi siete iscritti al liceo classico di Lorri. Allora, io questa scuola l'avevo già decisa dalla prima media, quindi immaginavo. E comunque per me era l'unica opzione perché lo scientifico non mi ispirava e il classico mi è sempre piaciuto, anche perché l'ha frequentato mia cugina, quindi sapevo già un po'. Ok, tu invece per quale motivo l'hai scelto? Allora io invece non avevo le idee chiare come lei, però mi ispirava molto il percorso di studi, quindi ho deciso di optare per questa scuola che mi pareva più adatta sostanzialmente a me. Perfetto, grazie del vostro tempo ragazzi, buona serata. Buona serata. Buona serata. Grazie per il vostro tempo e godiamoci questa serata. Grazie, buona serata.